Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esponici. Allora, un liquido buonissimo, consigliato da Svapo Caffè, il nostro negozio di riferimento. Andiamo a provare oggi e a dare una conclusione a questo liquido. Si chiama Creme de la Creme, un liquido spagnolo. Tabacco con creme di lecche, che sarebbe crema di latte. Andiamo a fare ora la prova di svapo e a tirare una conclusione su questo liquido cremoso con un aroma un pochino di tabacco leggero, però più predomina più il cremoso, il tabacco. Io andrò a svapare con la Noisy Cricket 22 e il Wasp Nano. Io con la Tesla Invader 3 e il Goon da 24 con una resistenza da 0,10 su una box in serie, praticamente un pazzo scappato da un centro di internati che vuole fumare e bruciarsi la bocca. Però andremo a fare questa prova di svapo e... Buonissimo. Di cosa, come lo senti? Cremoso? Cremoso, tabaccoso, buonissimo. Un mix perfetto sì. Tra tabacco e crema sì. di latte. A me piace tantissimo. Ho fatto 100. Delicato, buono. Non smaga. Lo puoi fumare tutto il giorno tranquillamente. A chi piace cremosi è molto blando, quindi non è che ti fa dire ci do un po'. No, però ti lascia un lascio lì e cambio il gusto. Ce la fai a svapparlo benissimo tutto il giorno. Il prezzo è buono, ricordatelo, da Svapo Caffè a un mucchio di liquidi, sono arrivati un mucchio di liquidi da andare a assaggiare e a provare. Se volete andare, c'è a Marina di Carrara, a Molicciara e alla Spezia. Allora, io a questo liquido ci do 7,5. Sì, 7,5, 8 è buono. Dovrebbe essere un 70-30, vediamo se c'è scritto sopra. Viene fatto a Los Angeles, se c'è scritto, prodotto da Marina Vape Manufacturing. Vegetale, agricole polipropilenico, aromi naturali e artificiali. Il prodotto non contiene nicotina, nicotina zero, OMG. Dovrebbe essere un 70-30, sì. Perché non è proprio nessuno come gli 80-20. Allora, ci rivediamo qui, il nostro video che facciamo, stiamo facendo sempre più spesso sì. questi video, perché sappiamo che ora è uscita la legge che vuole mettere la tassa su questi liquidi, ci vuole togliere l'opportunità di svappare, che le sigarette fanno male. Assolutamente. Noi stavamo svappando e io mi sentivo meglio. E prima fumavo il tabacco, ora fumo liquido e con la sigaretta elettronica mi stavo trovando bene, perché sono riuscito a assaporare i sapori del mangiare, non mi sentivo più in bocca il sapore della nicotina di tabacco, come avere un portacenere in bocca. Anche se dai un bacio alla tua ragazza, a tua moglie, a qualcuno, è tutta un'altra cosa. Puoi stare anche vicino ai bambini che non c'hai quell'odore di nicotina nelle mani. Al massimo puoi sapere un po' di caramella, di cioccolato, di menta, in base a quello che fumi ti lascia un sapore buono, che la gente ci può anche parlare vicino, che non dai noia, che non senti quell'odore, che uno si sposta subito. Va bene, metteranno questa legge, metteranno questa tassa. Io continuerò a fumare lo stesso liquido, perché a me mi fa stare meglio fumare la sigaretta elettronica. Se poi gli altri non avranno le possibilità, magari provando a farselo da solo, comprendendo dei liquidi in farmacia e provando a farsi con degli aromi, provate ragazzi a fare liquidi, lasciate stare le sigarette, fanno male, fanno venire i tumori, fanno venire malattie. Con la sigaretta elettronica si sta meglio. Data dello svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale come al solito. Data dello svapo è tutto. Un bacio.